Pronto Radio Gamma? Sì. Però non è un discorso che voglio essere prevenuto contro quello che dici, però da quello che ti sentivo dire, apprendo poco, mi apprendo di più quando ti mi fai il discorso, come prima della soggettività e oggettività, che discorsi là, o quando, cioè, se ti te proponessi qualcosa, invece di cercare di demoire, che ti ho capito, se apprenderia, avessi così, cioè, ti te demoissi questo, però non apprendo niente, che ti ho capito. Stai sbagliando? No, se ti invece, invece di parlare mai di uno, mara che non sai che, non so se devo fare un discorso di parte, dici il tuo pensiero, cioè, insegnami qualcosa, non dirmi mai di una roba, insegnami ti qualcosa, che tu capisci? In questo senso mi apprendo qualcosa e penso che sia utile, non cercare di demuire o tirare fuori tutte le cassate, i capelli e tragedie che ha fatto gli altri, proponiti qualcosa, che tu capisci? Va bene, d'accordo, ok, ciao. Il problema è che non è questo il punto è che cose ne sono state proposte tante e ancora vengono proposte. L'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha pubblicato un bollettino che parla del crogiolo dello stregone, che sono le nostre proposte in cui, attraverso le quali l'individuo può affrontare la vita. Se tu le hai seguite bene e sono state trasmesse, se non le hai seguite non... Pronto? Se tu le hai seguite bene, hai capito cos'è il crogiolo dello stregone. Se non le hai capite, è chiaro che qualunque cosa venga proposta in questi secoli, in questo tempo, è comunque qualcosa che si oppone a quello che esiste. Tu dici, tu parli male di, non è che io parlo male di, io devo indicare in cosa consiste il male, in cosa consiste l'orrore, perché solo individuando i principi dell'orrore faccio in modo che i principi dell'orrore non si riproducano più. Esistono dei pagani o dei presunti pagani che affermano che una divinità nordica, celtica o di qualsiasi altro tipo è il loro Dio. In pratica, che operazione fanno loro? Fanno l'operazione che al posto del Dio dei cristiani mettono una divinità pagana, però in realtà non cambia assolutamente niente, è sempre una divinità padrona. Ora, se io non riesco a individuare tutti i concetti fondamentali del crogiolo del male, di che cos'è il male, di come il male si riproduce, non ha nessun senso che io faccia dei discorsi in positivo. I discorsi in positivo nascono sempre dalla critica, sempre comunque, questo è un assioma fondamentale della filosofia, tu non troverai mai una filosofia che non parta dalla critica, assolutamente, cioè è un percorso. Quando tu mi dici, tu proponi qualcosa, amico mio, io ho proposto miliardi di cose. La capacità poi di comprendere quello che io dico è la capacità proprio di sottrarsi dalla posizione in ginocchio, perché se io volessi fare miliardi basterebbe vedere la Madonna, ho visto cose ben più importanti, ma basterebbe vedere la Madonna per mettere 10.000 persone in ginocchio e farmi darla questua. Cioè, chiariamoci queste cose. Se voglio la via facile, se volessi avere una via per imbrogliare le persone, io sono bravissimo, ti assicuro, ma a me non mi interessa imbrogliare le persone. Mi interessa invece chiarire quali sono i percorsi per cui le persone vengono messe in ginocchio e quali sono i percorsi per liberarsi dalla posizione in ginocchio e per costruire se stessi. Poi un'altra cosa, il paganesimo è percezione e soggettività del divino che ci circonda. Cosa significa questo? Significa che ogni pagano è diverso da un altro pagano perché la sua percezione del mondo, la sua sensibilità col mondo è diversa. Cioè tu non troverai mai un pagano uguale a un altro pagano, perché il suo grado di sviluppo, la sua capacità di percepire, il suo specifico divino è diverso da un altro divino. Per cui i pagani non avranno mai una verità da dare, ma avranno un percorso di libertà da indicare, sempre questo. E questo fa parte della religione pagana, ed è uno degli elementi per cui l'amica di Vicenza, Roberta, che ci ascolta, dice sempre, ma voi non mi dite mai quello che io voglio sapere. Perché non è ancora compreso, secondo me, che l'elemento fondamentale del paganesimo non è la verità da dare, cioè non è la libertà da proporre, ed il cammino di libertà è sempre un cammino soggettivo. Cioè, o tu ti prendi in mano le tue cose e affronti il mondo,
oppure io non ti darò mai l'opportunità di uscire dall'orrore, dalla posizione in ginocchio. Nessuno ti dirà, ti darà. Io posso solo proporre delle cose, posso solo dare degli elementi, posso mettere nell'etere delle idee, delle cose che ti possono servire, delle cose che altri non ti dicono, anche se queste cose che sto dicendo dal punto di vista universitario sono delle cose normalissime, non ti preoccupare, anche quelle che dirò in psicologia, cioè, fa parte di tutti degli studi normali, non esistono delle cose trascendenti, oscure o misteriche. Io ho sempre detto che in stregoneria il segreto non esiste perché è occultato, perché è nascosto, il segreto ci circonda e siamo noi che trasformandoci arriviamo a prendere le cose. Ma se tu pretendi di prendere le cose senza un duro cammino di disciplina, potrai soltanto avere il sentimento, cioè il sentire, che è la percezione del divino che ci circonda. E questo non lo sto dicendo io, un attimo solo. E questo non lo sto dicendo io, questo lo dice Kant. Kant, nella sua critica alla ragion pratica, conclude tutto il suo discorso dicendo, a parte tutte le aberrazioni che vi posso citare, ma tutta la, per esempio, un'aberrazione fondamentale di Kant è questa, adesso ve la dico subito. Dice a un certo punto: il paradiso di Maometto, la fusione con la divinità di cui parlano teosofi e mistici, ciascuno a suo modo, imporrebbero i loro mostri alla ragione, ed equivarrebbe a non possederla affatto, questo modo di sacrificarla a tutte le fantasticherie. In pratica dice che se tu pensi al paradiso di Maometto, o se tu metti la fusione dei teosofi come inizio, cioè come postulato al tuo pensiero, costruisci dei mostri alla ragione. Ma cazzo, questo vale anche se tu metti come Dio. E infatti, cosa ci dice subito dopo, tre pagine dopo Kant? Ci dice: E persino al di là di questa vita, e così al fine di essere pienamente adeguati alla volontà di Dio, non mai qui o in qualche momento futuro e prevedibile della nostra esistenza, ma solo scusate, nell'infinità della sua sopravvivenza, che solo lo sguardo di Dio può abbracciare. Cioè, il mostro alla ragione, lui lo mette con Dio. E alla fine del suo percorso, cosa resta a Kant? Dice Kant, fra poco prendo le telefonate, fra un minuto. Due cose colmano l'animo di ammirazione e riverenza, sempre nuova e crescente, quanto più spesso e assiduamente sono oggetto di riflessione. Due cose: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Cosa ha scoperto alla fine di tutti i suoi discorsi Kant? Ha scoperto il divino che ci circonda, che lui lo chiama il cielo stellato e lo identifica col cielo stellato, e la legge morale dentro di lui, che è il divino che ha dentro, se ancora divino, perché io lo dubito, comunque ha il sentire dentro, oppure il pathos della sconfitta, oppure il sentimento della sconfitta. Per cui due cose restano, dice Kant, e c'è il divino che ci circonda e il divino che abbiamo dentro. Per cui questa è il paganesimo, e queste sono le cose in positivo. L'orrore distrugge tutto questo. Questa è la nostra critica. Pronto? Pronto? Ciao Giampaolo. Ti interrompo. Volevo dire, a me piace moltissimo questa spiegazione ultima che hai dato, perché da come io interpreto e come ho sempre pensato, è il tirar via le illusioni e mettere i dubbi che conta. Perché esatto. Dare la fede e dare illusioni tutti siamo capaci. Infatti. Ma tirar via le illusioni e dare veramente i dubbi, questo è camminare. Ciao Claudio. Ciao, grazie Giampaolo. Andiamo avanti ancora con un po' di rassegna stampa. Se volete telefonare, io prendo sulle telefonate. Vediamo un attimino cosa abbiamo. La Chiesa condannò Leopardi, Pagani e le sue operette morali. Questo dal Gazzettino del 20 gennaio 1998. Praticamente, dunque, quanto ha accertato l'accademico dei Lincei Antonio Giuliano, che ha potuto consultare alcune carte conservate scusate, negli archivi dell'ex Sant'Uffizio in Vaticano. Il professor Giuliano, archeologo di fama dell'Università Tor Vergata di Roma e appassionato leopardista, ha presentato le novità all'Accademia delle Scienze Letterarie.
scusate ancora, in pratica anche un poeta come Leopardi veniva censurato. Dal Gazzettino del 24 gennaio 1998, dalla Nuova Venezia del 24 gennaio 1998, pagine locali, un parroco indagato per atti di libidine. Il sedicenne chiedeva in cambio soldi, voleva sposarsi, lo ha denunciato quando il religioso ha smesso di pagare. Veramente io inquadro questa storia un pochino come una storia di normale perversione sessuale, insomma di normale bisogno sessuale. Il problema sta nella figura del parroco, cioè di quello che si ritiene di poter ingannare chiunque, di poter truffare le persone, cioè sta nell'ambiguità di quello che si vende come propaganda, di quello che si è nella sostanza. Questo è, però in realtà è solo una normale storia di prostituzione. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 23 gennaio 1998. Santeria, una storia lontana dalla Chiesa Cattolica, cioè una religione, scusate, lontana dalla Chiesa Cattolica. Cos'è la Santeria? La Santeria è quella religione cubana di cui tanto si è parlato in occasione della visita lì di Wojtyla a Cuba, di questa religione che a Cuba è la religione maggioritaria e si chiama Santeria. E fu un'elaborazione, questa religione, del sentire pagano, elaborato dagli schiavi, quelli che venivano comperati e venduti dai cattolici dall'Africa e portati nelle Americhe. Quella risale al popolo Yoruba. Non è una religione né grezza né violenta, come spesso indicata, confondendola con il voodoo. Gli Yoruba erano civilizzati, colti e con un'etica molto profonda. Il loro dio si chiamava Olurum. Olurum è la fonte di Aze, l'energia spirituale, cioè è l'energia vitale che scorre nell'universo, che fa funzionare l'universo, la vita e le cose materiali. Olurum interagisce con il mondo attraverso i suoi emissari che si chiamano Orisa. Sono loro a fornire le regole per ogni forza della natura, cioè sono le forze della natura, l'equilibrio all'interno della natura. La comunicazione fra l'Ushira e l'umanità avviene attraverso rituali, divinazioni, sacrifici, preghiere, canzoni, ritmi e possessione. Le tradizioni sono costruite gelosamente. Chi pratica la religione deve sapere e rispettare quanto più possibile gli adepti. Gli adepti, per esempio, devono conoscere bene l'erboristeria, perché le pozioni sono per lo più composte di erbe. Il motivo per cui la religione di Cuba, che è simile alla macumba brasiliana, ha una brutta fama, sono i sacrifici cruenti di animali. Qui viene recisa la carotide, come fanno, dice questo articolista, come fanno in Algeria con la gente, solo che il fine è completamente diverso. Con i sacrifici di animali si celebrano nascite, matrimoni, morti, iniziazioni. Nel caso di morti e malattie, gli animali poi vengono eliminati. Negli altri casi vengono mangiati. Per cui è una forma di uccisione rituale dell'animale prima di mangiarselo. Anziché avere la catena di montaggio con la scarica elettrica, c'è un'uccisione rituale. È importantissimo specificare che nella tradizione Yoruba non esiste distinzione fra il bene e il male. In effetti, in tutte le religioni pagane, in tutti i paganesimi, non esistono differenze fra il bene e il male. Il bene e il male è stato introdotto dal cattolicesimo, cioè il cattolicesimo in sé che è il male, in quanto è sottomissione degli esseri umani. Dunque si dice che la Santeria abbia qualcosa a che fare con la Chiesa Cattolica, ma la cosa è del tutto impropria. Il Pantheon degli Yoruba è un sistema complesso fra Dio e gli Orisha, in cui ogni Orisha ha una sua leggenda. L'insieme delle leggende si chiama Pataki, e qui l'articolista ci ha messo Dio e gli Orisha, ha fatto sparire Olorun e ci ha messo Dio al posto di Olorun, così almeno chi legge gli articoli pensa che ci abbia un Dio. Invece c'hanno Olorun, cioè è l'energia vitale che si trasforma in coscienza, che è molto diverso il discorso. E ogni Orisha ha la sua leggenda, cioè ogni coscienza di sé, ogni tensione ha la sua storia, il suo modo di essere espressa.
ovviamente c'è un'iconografia eccezionale, si raccontano di come è stata creata la Terra e di come divennero essere gli Orisa stessi, i messaggeri di Olorun. Sono molti, 7 i più famosi, il primo in classifica è Obatala, identificato con Nostra Signora della Mercede, festeggiato il 24 settembre, il cui colore è il bianco. Troviamo Sant'Antonio da Padova, cioè Elegua, festeggiato il 2 novembre e il 13 giugno, i cui colori sono il rosso e il nero. Le attribuzioni, i sigari, il rum, gli alcolici, e normalmente rappresentato come un uomo giovane. Al terzo posto Santa Barbara, Chango, e così via. In pratica cos'è che hanno fatto, cosa ha fatto la regione della Santeria? Ha nascosto le divinità pagane sotto l'immagine, sotto le vesti, sotto il nome delle divinità cattoliche. Ha fatto la stessa operazione di sopravvivenza che ha fatto il cattolicesimo per stuprare il paganesimo. Solo che la Santeria non stupra il cattolicesimo, perché il cattolicesimo ha distrutto ogni civiltà e ogni religione. Per cui la Santeria ha dovuto difendere se stessa, il proprio sentire, il proprio modo di essere, per non essere distrutta dal cattolicesimo. Mentre invece il cattolicesimo ha effettivamente stuprato e rubato le feste, rubato anche le divinità ai pagani. Ricordiamo per esempio come la Madonna dei cattolici veniva raffigurata dall'altra parte del medaglione con Ecate, oppure veniva identificata con Venere. Cioè sono tutte operazioni molto sporche che cambiano assolutamente il significato. Anche in questo cambiano il significato. Però mentre qui non si vieta ai cattolici di seguire il proprio rito e il proprio credo, gli si vieta solo di trafficare in schiavi, di costringere le persone in ginocchio, i cattolici devono mettere in ginocchio chi non si può difendere, e questo è un altro aspetto, sono due aspetti diversi nell'affrontare la vita. Bene, qui abbiamo invece, l'altra volta mi ha telefonato una persona dicendo cosa ne pensavo della Madonna di Civitavecchia, e io ho detto che è solo una truffa, Grillo è un picchiatore ormai manifesto e considerato, per cui il suo unico scopo è quello di truffare le persone. E qui abbiamo la veggente trevigiana a Pordenone, assicura, sì, a Civitavecchia è proprio stata la Madonna. Bene, ce l'ha assicurata Rosanna S., la veggente 23enne di paese di Treviso, che calamita schiere di fedeli provenienti da tutto il nord-est nella chiesa di Borgo Meduna a Pordenone. Crede alle stille rosse uscite dalla statuina di Civitavecchia. Per cui, se volete fare i soldi con una religione, dovete vedere la Madonna, perché per esempio i cattolici ce l'hanno a sangue con i testimoni di Geova, non tanto perché i testimoni di Geova gli rompono le scatole, ma perché i testimoni di Geova riescono ad attrarre alla propria religione le persone più disponibili a tirar fuori i soldi, e questo è una cosa che per i cattolici intollerante, solo per questo motivo ce l'hanno qui i testimoni di Geova, per nessun altro motivo. Benissimo, allora vediamo un attimino al discorso che facevamo prima per quanto riguarda la conferenza sul paganesimo, magia e stregoneria che ci è stata bloccata dal sindaco. Va bene. Il sindaco di Treviso ha detto: voi quelle idee non le manifestate. Voi non le dovete manifestare, perché quelle idee non sono come le mie. Cioè non sono, voi non manifestate le mie idee, dunque voi non manifestate le vostre idee. Scusate un attimino che vado un attimo con le cassette. La tribuna di Treviso oggi, scusate un attimino perché qui bisogna anche essere un po' abili. Perfetto. La tribuna di Treviso oggi ci ha fatto un piccolo articoletto in pagina 20. Inserito in un altro articolo più grande, Muscoli osceni in mostra. E
questo articoletto circoscritto da un quadrato dice: e Gentilini toglie la sala ai pagani politeisti. Vediamo un attimo cosa dice questo articoletto. Intanto c'è un errore sul mio nome. Io mi chiamo Simeoni e non Simioni. Però chi ha preparato i volantini, l'amica che ha preparato i volantini, ha frainteso il cognome, siccome non ci frequentavamo, per cui ha frainteso quello che è il mio cognome, e ha scritto sul volantino di presentazione della conferenza Simioni. E questo me lo porterò dietro chissà per quanto tempo. Per cui se qualcuno prende il volantino e tenterà di cercarmi, chiaramente non mi troverà, perché il mio cognome è Simeoni, ripeto, Simeoni. E Gentilini toglie la sala ai pagani politeisti, una conferenza sul paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Bene, se avevamo bisogno di dimostrare come esistesse un'oppressione cristiana attuata in questo momento e ci fosse stato bisogno di prove, e Gentilini in questo momento, con questo atto, ci ha dimostrato che è in corso la repressione cristiana delle idee e del sentire religioso delle persone. Avrebbe dovuto tenersi il 7 febbraio nella sala di Palazzo Onivo su iniziativa dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti di Mestre, associazione regolarmente costituita. Anzi no! Il comune, che pure aveva concesso la sala del palazzo adibito a spazio culturale, ha revocato la concessione. Dice l'articolista, era stato indicato come incontro culturale, dice la lettera del sindaco Gentilini inviata alla referente trevigiana dell'associazione. Ma quando abbiamo ricevuto l'invito è emerso chiaramente come il taglio e il titolo siano di natura non rispondente ai canoni di utilizzo di una sala pubblica. In pratica, se tu vai là a truffare le persone dicendogli quanto è buono il Gesù dei cristiani, che è una truffa, a meno che non si faccia riferimento a dei Gesù gnostici e ad altre cose, ma il Gesù dei cristiani, dei quattro Vangeli ufficiali, parlarlo di buono, come moralmente corretti, quello che è la morale della nostra Costituzione, è una truffa. Allora, quello lui lo avrebbe probabilmente accettato, penso io, Il Gentilini crociato non è stato gradito dai responsabili dell'associazione, che ora minacciano un esposto alla Procura della Repubblica. Noi non è che minacciamo. Io ho già fatto una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al procuratore di Treviso, Candiani, esponendogli sia i fatti sia invitandolo ad agire per preservare il mio diritto di esporre la parola in qualsiasi situazione pubblica possibile, nel senso che se il comune X ha una sala adibita ad incontri culturali, lui non me la può negare a prioristicamente, me la può mettere a disposizione alle condizioni oggettive in cui quella sala viene data. Cioè, se la sala, per averla il giorno 20 settembre, facciamo un esempio, costa 100.000 lire, 200.000 lire, costa quello che costa, le condizioni sono quelle che vengono fatte a qualsiasi altra, io devo poter accedere come qualsiasi altro. Pronto? Ciao Simone. Ciao. Ciao Claudio, scusa, sono Arcadio. Dimmi tutto. No, il legatore della sala allora. Sì? Allora, è proprio vero che è un razzista sto qua, perché aveva tolto anche le panchine ai neri che si sentava fuori a mangiare un panì. Vedo, mi evito di dare giudizi di questo tipo con le persone. No, ed è così proprio, bisogna dirlo, non bisogna tacere queste cose qua. E questo qua vorrebbe portare avanti idee della Lega magari. Ecco Vito, a me queste cose qua proprio non le sopporto. Cioè, vedi, ogni persona deve fare la sua battaglia di libertà. Certo. Perché se rinunciamo una volta sola a fare la nostra battaglia di libertà, siamo uomini morti, sempre. Certo, ma che io ho fatto questo esposto... Perché non puoi neanche chiudere una sala che prima viene concessa e dopo decide così perché salta di tirarla via, di chiudere, di negare che è permesso alla gente di parlare. Vedi, alcune persone sanno o dovrebbero sapere che non lo possono fare, ma lo fanno. E vabbè, gliene assorbirai le conseguenze allora. Dopo ci penserà il magistrato?
Va bene? Ciao. Ti saluto, ciao. Ciao. Nel senso che noi non è che minacciamo qualcuno di fare qualcosa. Certo, ci sarebbe piaciuto il fatto che, di aver avuto la sala e di poter fare tranquillamente la nostra conferenza. Pronto? Sì, ciao, scusa, sono Marco. Ciao. Sai, mi era venuta un'idea adesso mentre parlavate di questo fatto del sindaco, no? Piuttosto di aver preso una decisione così drastica, che chiudere la bocca alla gente, almeno io non so che cosa facevate di riguardoso a una sala, perché non so la sala cos'ha, le orecchie, è cristiana, è battezzata, è sacra. Voglio dire, tra l'altro la Costituzione prevede che ognuno può liberamente esprimere le proprie opinioni e basta che non crei problemi alla quiete pubblica o che non faccia qualche cosa, insomma, che può non esprimere comunque qualsiasi opinione indifferentemente. Sì. Certo che se lui parlando incita alla rivoluzione deve essere punito. Quello non puoi fare. No, ma pensavo al sindaco, no? Io avrei risolto il problema così. Io vi do la sala, però se voi accettate che durante la vostra esposizione ci sia una persona che possa fare da contraddittorio, magari un teologo, o una persona, un religioso, qualche cosa, ben preparato, avreste accettato voi un confronto di questo tipo? Ma guarda che noi, da un anno e mezzo che qualcuno sta cercando di fare un incontro con i teologi. Ma se tu sapessi quanto insisto io anche su altre trasmissioni che vengono fatte in questa radio, con altre persone, con religiosi, perché entrino negli studi di Gamma 5 a contraddire e a fare opera di apostolato e soprattutto fare opera di contrapposizione a quello che voi continuate. Anche perché vedi, scusa Claudio, è secondo me la cosa migliore che uno che a casa sta ascoltando senta un tipo di contraddittorio, senta un tipo di trasmissione così. Perché logico, finché sei da tu, hai il microfono, parli, al limite uno dice, logico, insomma le cose le tira come vuole e quindi ha sempre ragione che ha il microfono per mano. Allora dico, la cosa migliore sarebbe proprio quella di creare il più possibile confronti e scontri anche con l'altra parte. Vedi, quando si combatte bisogna sapere che la battaglia la si vince. Vabbè, ma però loro ti spiego un attimo. Scappano dal campo di battaglia. Ma io ho sentito non è un campo di battaglia su cui loro possono misurarsi. Come no? Se sanno di aver ragione perché arrivano addirittura. Un attimo. Loro possono aver ragione soltanto se una persona crede a prioristicamente all'esistenza del loro Dio. Se io mi metto a sganasciare quando loro parlano del loro Dio, loro non hanno più argomento, cioè li togli l'a priori, li togli la stessa motivazione per cui loro esistono come religione. Ma poi vedi un comportamento tuo del genere, bisognerà vedere che effetto fa su quelli che partecipano all'incontro, al dibattito, eccetera. Perché può darsi che tu magari spiaci loro, magari con un atteggiamento del genere, ma può darsi che non influisca più di tanto nell'opinione, nella mentalità nell'ideologia di quelli che stanno lì a ascoltare. Perché, scusa, tu puoi dire anche per radio così, io mi metto a ridere se uno mi parla di... Oppure, quando dici, ma Gesù Cristo forse per me non è neanche mai esistito, logico che quello che sta dall'altra parte, quello che sta dall'altra parte, che ascolta, che è magari profondamente convinto dell'esistenza di Gesù Cristo, della bontà di Gesù Cristo, della divinità di Gesù Cristo, un atteggiamento tuo, un'idea tua del genere, io non credo che proprio lo metta addirittura con le spalle al muro, tanto che in 2 e 2 e 4 cambia idea. Capito, Claudio? Io non posso far cambiare idea a nessuno. Esatto. Capisci? Però dal punto di vista logico, dal punto di vista della ragione... Sì. Non esiste nessun prete che può starmi ad oro, perché io gli chiedo di dimostrarmi che Dio esiste, non penso che esiste il Dio, capisci? Ma allora vedi, secondo me, se anche loro avessero, supponiamo, loro hanno ragione e tu hai torto, no? Tu predichi una dottrina che è sbagliata, loro predicano una dottrina che è giusta. Però secondo me, perché ricorrono a questi sistemi di far chiudere la bocca alla gente? Perché? Cioè, è sbagliato per uno che ha ragione, perché se io ho ragione, lascio solo, attento, che tu parlando fai il mio gioco, perché a un certo punto poi ti metto in condizione di contraddirti. Infatti perché il pagano non ha bisogno di tappare la bocca agli altri? Perché non ha ragioni da riaffermare. Ha concetti, ma non ha ragioni da riaffermare. Non ha il potere da riaffermare. E guarda che io ho cercato di parlare anche con dei religiosi, ma loro rifiutano categoricamente i confronti, gli scontri. Ma dico, ma cosa avete studiato 5 anni di teologia a fare? Che voi sareste, come si può dire... l'avanguardia, le sentinelle da mandare avanti, perché noi popolo, noi massa, che non sappiamo niente di teologia, di Bibbia, di sacre scritture,
Noi non possiamo contraddire quelli che magari sono preparati e hanno una preparazione che è contraria agli insegnamenti, ai libri, alle sacre scritture, ai personaggi, eccetera, divini o non divini. Allora, voi siete istruiti, voi dovete fare, visto che è una battaglia a livello intellettuale quasi, no? Perché qui ci vuole una preparazione, ci vuole una capacità, ci vuole anche una preparazione, io dico... Ci vuole passione, ci vuole essere d'accordo, Claudio, sentirsi. Ma qui la facciamo anche a suon di libri, di testi, insomma, ste cose, perché probabilmente tutti ti prepari su qualche cosa, i preti hanno... quanto si discostano dai testi sacri? Pochissimo, la loro religione è fatta lì, la loro credenza è fatta lì, le loro tradizioni, la loro tutto il loro sapere vengono dai testi sacri. Senti un po', secondo te quello che io dico, com'è che l'ho costruito? Cosa vuoi? Forse vivendolo in prima persona, sperimentandolo, non so io. Non lo so. Io, come ti dico, io ti ascolto e cerco di ragionare, poi non è che vado a fondo e capire da dove vieni, Claudio, cosa hai fatto. No, però... no, nel senso che quello che volevo farti capire io è che io non ho costruito il mio pensiero sopra i libri. Io i libri sono stato costretto ad usarli per spiegare quello che mi succede, capito? Che sì. Cioè non è che ho costruito un pensiero razionale sopra i libri. Questo voglio spiegare. Però ti hanno servito probabilmente per fare un lavoro molto più veloce di quello che avresti fatto. Se non usavo i libri mi passavo per matto. Ecco, probabilmente. Questo è il punto. Sì, ma io lo capisco. No, c'è, sta attenta, una religione che secondo loro è vera, è fondata su dei libri, su dei testi sacri. C'è una tradizione addirittura che dice che addirittura i testi sacri sono conformi alle vicende storiche, quindi tu vedi anche i vari rotoli delle grotte di Qumran, eccetera, anzi è una festa in Vaticano ogni volta che trovano un pezzetto di carta scritta, no? Che sia pergamena, che sia vecchia. Io perché c'ho almeno 7-8 cose di su. Ma d'accordo, ma però vedi confermano questi ritrovi, questi scarichi, questi scavi, eccetera, confermano che i testi dei Vangeli sono stati scritti addirittura prima. Quindi tutte queste scoperte danno sempre più ragione, sempre più valore alle loro tesi. Io non dico, perché fermarsi? Sarebbero delle occasioni bellissime. Voi, anzi, è il vostro tallone d'Achille quello di dire... Facciamo delle conferenze prendendo della gente che viene là a ascoltarci e noi propaghiamo il nostro pensiero. Ma se le persone vengono terrorizzate perché non ci diano una sala per poter esprimere le nostre... Ma io invierei là, se fossi un vescovo... A me mi è arrivato un dato da Forlì che dovevano organizzare una conferenza dove addirittura sembra quasi che sia peggio del Veneto. Sì, ma io se fossi un vescovo, probabilmente ci sarà il vescovo a Treviso, no? E probabilmente il vescovo di Treviso sa di questa cosa, sicuramente. No, vabbè, non è importante. Lo sa. Peggio. Allora manderei qualche bravo teologo, avrà qualche bravo prete, no? O qualche bravo teologo, filosofo, ma quello che vuoi, un bravo sacerdote che sia ben preparato. E lo mando là a smascherare tutte quelle stupidaggini che dite voi. Marco. Va bene, Marco. Io fossi un vescovo farei così, basta, è tutto qua. Va bene, ti rispondo per radio. Sì, grazie. Ciao Marco, ciao. Vedi Marco, il problema reale è questo, quello che tu dici un bravo filosofo, un bravo teologo, può agire soltanto all'interno di una massa di individui che credono in Dio, cioè che hanno già il condizionamento educazionale a priori. Senza il condizionamento educazionale a priori, quei teologi non valgono una sega per il semplice fatto che tutto il loro ragionamento, tutta la loro costruzione parte dal fatto che tu credi a prioristicamente al fatto che esiste Dio. Per cui quando loro si trovano davanti a qualcuno che Dio non esiste, o lo distruggono, oppure aspettano che sia in miseria, come hanno fatto i missionari, cioè l'attività dei missionari è quella di costruire miseria nelle popolazioni, e alimentare la miseria. Allora i primi missionari hanno costruito la miseria distruggendo la conoscenza delle popolazioni, i secondi hanno mantenuto la miseria in modo che non si ricostruisse più la conoscenza. Fuori da questo non esiste nessun prete, non esiste nessun teologo, non esiste nessun vescovo che abbia una dignità morale, una dignità umana per affrontare le cose con chi non crede, se non per imporre sottomissione. Perché la storia della Chiesa, per esempio, ha avuto bisogno di bruciare milioni di persone? Perché solo in quel modo si può imporre il cristianesimo. Il cristianesimo non è una fede nel senso umano del termine, è un atto di violenza con cui delle persone sottomettono delle altre persone. Questo è il cattolicesimo, non è una cosa razionale. Pronto? Sì,
si lava la cialtrone. Vedi, anche la nostra amica che mi ha dato del cialtrone, e amica in senso, non certo in senso gentile, che mi ha dato il cialtrone, lei è nata e lei morirà. E lei aspetta soltanto di morire con la promessa divina. Lei aspetta soltanto di consumarsi giorno dopo giorno. E lei dà a me del cialtrone perché io indico di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Cioè la sua sottomissione, la distruzione che è stata operata dentro lei, l'ha portata a essere distrutta. Per cui aspetta soltanto di morire e spera in una promessa che non esiste. In un falso che non esiste, l'hanno illusa che vivendo in quel modo lei avrebbe avuto qualcosa, e invece gli hanno succhiato giorno dopo giorno la sua energia vitale, gli hanno succhiato la capacità di affrontare il mondo, gli hanno succhiato tutto quello che lei aveva. E adesso mando la pubblicità e poi parto con la seconda parte della trasmissione.